When everybody's staring by dawn of a new day, dawn of a new day. Amici appassionati di ciclismo, bentornati al studio Toscana Sprint. Oggi un ospite, direi veramente un amico, al di là di quello che è successo quest'anno, e poi ne parleremo con lui perché successe cose non positive, però solamente pochi mesi fa questo personaggio era stato proclamato direttore sportivo dell'anno. Sto parlando di Luca Scinto. Benvenuto Luca. Ecco, buonasera. A distanza di 6 mesi per te un po' la vita è cambiata, diciamoci la verità. La vita sportiva senz'altro, perché come si dice, da essere considerato fra i migliori direttori sportivi in circolazione è capitato delle cose, cioè una cosa bruttissima al giro di due corridori, due positivi al Giro d'Italia, praticamente uno perché quell'altro è stato prima del giro, anche se fra virgolette ci dovrebbero essere le controanalisi, prima di dire positivo bisognerà aspettare ancora un po' di tempo, però il danno c'è stato senz'altro, che sia, mi auguro per loro, che dimostrino la loro estraneità ai fatti, però per me credo che sia molto difficile. Ecco, abbiamo detto, direttore sportivo dell'anno 2012, quest'anno non è che abbiano criticato apertamente Luca Scinto, cioè i media, apertamente no, perché poi in definitiva tu hai preso subito le distanze, sia da Di Luca, perché più volte hai affermato anche a me stesso, diciamo, che tu non eri molto contento di averlo in squadra, e poi appunto con Sant'Ambrogio, che invece, come dire, pur fra mille perplessità, era arrivato alla Vini Fantini con l'intento di ben fare. E poi dico anche esternamente, da osservatore, da giornalista, cioè vedere un ragazzo come Sant'Ambrogio che da gennaio a giugno aveva inanellato tantissimi piazzamenti, una vittoria, cioè sembrava proprio un corridore vecchio stampo, quindi non era, come dire, la parabola di un dopato quella che si vedeva di lui. Poi in realtà non era così, perché se sai benissimo, tu lo sai come lo so io benissimo, nei periodi proprio di punta, diciamo nemmeno tanto lontani, ma tanto lontani dei dopati, si vedevano picchi altissimi e poi periodi in cui un atleta spariva. Era quello forse che faceva sospettare proprio che l'atleta fosse dopato. Con Sant'Ambrogio non è stato così, quindi doppia sorpresa. Allora, voglio ripartire un po' indietro. Di Luca non è che io non lo volevo per via che pensavo che lui, non lo volevo perché aveva 37 anni, era un corridore che aveva avuto le sue esperienze molto negative, perché gli era già successo altre cose non gradevoli, aveva un carisma forte, una mentalità forte, e in un gruppo come il mio mi metteva sicuramente a disagio. Poi è successo che il venerdì è stato messo dentro dall'USI e lunedì ha avuto il primo controllo, e lì si potrebbe anche dire come mai l'USI, io mandando diverse email all'USI chiedendo spiegazioni se il corridore poteva correre un grande Giro d'Italia, loro hanno sempre risposto positivamente di sì, io ripetevo ancora la stessa domanda perché speravo che loro mi dicessero di no, ma loro mi hanno sempre risposto che lui bastava, aveva sempre riempito l'Adams sui controlli e bastava quella cosa lì, bastava. E niente, però è successo quello che è successo. Devo dire che durante il giro con Danilo ci siamo anche confrontati sulle corse, e non andava neanche tanto male la cosa, non andava neanche tanto male. Poi è successo quello che è successo, chiaramente il danno è stato enorme, anche perché noi si stava crescendo come squadra, avevamo avuto la scena con Benetton, con Farnese. Ecco, scusa Luca, proprio a questo proposito, si può quantificare, si può raccontare nel dettaglio quando capita una cosa del genere, una squadra come la vostra, che diciamo era tra quelle non
messe di diritto al Giro d'Italia, messe invitate e così via. Ecco, che risvolti ci sono economici, ma anche sportivi? Ci saranno, ci stanno accadendo a voi, diciamo, in negativo dopo quello che è successo? Fermo restando che, come hai detto tu, ci sono ancora le controanalisi, però già questo danno l'avete accusato. Innanzitutto, Angelo Citracca, che è il team manager, diciamo che è una persona molto, molto brava e molto capace, e dobbiamo arrivare a fine stagione senza creare danni ai nostri atleti che sono rimasti, che non facciamo tutta un'erba un fascio, e che sono stati molto colpiti anche loro, e il danno è enorme. La mia reazione dopo, mi hanno un po' criticato sui giornali, sul Twitter, Facebook, sì, e queste cose qui, mi hanno anche un po', diciamo, tra virgolette, minacciato per delle dichiarazioni mie a caldo sui corridori trovati positivi. Credo che sia una piccola cosa di quello che ho detto, perché il danno per noi è stato enorme. Bisogna pensare che io e Angelo abbiamo 38 persone, 38 famiglie a lavorare con noi. Ogni mese bisogna pagare gli stipendi, abbiamo 5 massaggiatori, 3 meccanici, abbiamo un dottore, abbiamo uno che guida il pullman, abbiamo mezzi, cioè abbiamo degli obblighi non indifferenti. Per fortuna i nostri sponsor, parecchi nostri sponsor, non tutti, parecchi nostri sponsor, quelli principali, quelli più forti, ci hanno seguito. Ringrazio Farnese, Fantini, il signor Sciotti, che devo dire si è preso le colpe, lui ha fatto pubblicamente ripensando, forse anch'io sono stato anche un po' troppo di dare tutta a lui la colpa, anche se lui ci credeva molto nel progetto e ci crede ancora molto nel progetto. È una persona che ha passione del ciclismo, persona che ama il ciclismo, e è rimasto molto scosso anche lui, e lo ringrazio che ci ha dato una grossa mano. Il signor Federico Zecchetto della Giordana, di MT Cipollini, subito ci ha chiamato e è rimasto a fianco nostro. Queste persone non vanno dimenticate. E invece quelli che vi hanno voltato le spalle? Ma no, non lo voglio dire, però diciamo in linea di massima ce la caveremo, credo che Angelo sarà bravo a cavarsela. Ecco, ma doveste quantificare dal punto di vista economico la perdita? Non c'è, perché avevamo dei contatti con altri sponsor, stavamo crescendo, chiaramente la colpa si dà e non si dà. Il vantaggio, se un corridore va forte nella mia squadra, quello che voglio far capire all'opinione pubblica, alla gente, se un corridore della mia squadra, che abbiamo un piccolo budget, va forte e vince delle tappe al Giro d'Italia, bisogna far capire che il vantaggio è tutto loro. Perché io non ce la faccio a tenerli i corridori? Perché dopo gli offrono dei soldi che io non ho il budget per garantirgli e prenderli, capito? E tenerli. E allora il loro vantaggio è loro. Io sono una squadra che bene che devo fare bene, però non esagerare, perché dopo i corridori, uno come Sant'Ambrogio, se non fosse successo questa cosa qui, oggi ci è arrivato il ranking dell'UCI, siamo ventesimi. Non so, no, ma poi comunque aveva vinto la tappa al giro, no, aveva molti di punti, aveva fatto tantissimi piazzamenti, cioè era veramente l'unica cosa che mi ha dato noia è che parecchie persone mormoravano in gruppo di Sant'Ambrogio, e io devo dire la verità, più che controllare il ragazzo, abbiamo il nostro dottore che facciamo dei controlli interni, abbiamo un regolamento interno etico veramente all'avanguardia, fatto da un nostro avvocato, l'avvocato Napoleone, dove chi sbaglia ha delle grosse conseguenze. Più che controllare i corridori, non è che io al Giro d'Italia devo fare il poliziotto. No, quello è impossibile, penso. Però questo Giro d'Italia ho anche preso il corridore, perché tutte queste voci che c'erano, io non dico di Di Luca quello che è successo, c'erano le voci su Sant'Ambrogio, io ho anche preso il corridore un paio di volte con testimoni, addirittura Garzelli che era con me, e andare a dire a un corridore c'è le voci così e così e te vai con le tue gambe o non vai con le tue gambe, guardami in faccia, ma guardami fra gli occhi, guardami in faccia, perché
io voglio andare la sera tranquilla a letto e questo mi dice stai tranquillo Luca, io potrei fare la pipì tutti i giorni, il controllo tutti i giorni, però per me rimane difficile andare a dire un corridore, perdi credibilità col corridore, chiaro, perdi chiaro. La fiducia del corridore. Dimostri che non hai fiducia in lui. Chiaramente. Ora, se vai a vedere quello che è successo, diciamo che avevo ragione io e non ho sbagliato di prenderlo a muso duro due o tre volte. Però di più di così cosa devo fare? Il passaporto biologico Sant'Ambrogio è perfetto. Detto dal nostro dottore, non c'ha niente da dubitare. I controlli li ha sempre fatti, dall'Argentina alla Tirrenia Adriatica è stato controllato diverse volte, è stato controllato col passaporto biologico a casa, perché noi paghiamo 80.000 euro, quello che voglio dire è che noi scrivevano sui Twitter, Facebook, My Control, ecco, noi 80.000 euro, diamo 80.000 euro all'USEI, dove un corridore deve fare 13 controlli minimo a corridore, a sorpresa. Cosa dobbiamo fare? Più facciamo dei controlli interni noi, il nostro dottore, per vedere le variazioni e tutto, cosa dobbiamo fare per prevenire l'USEI, se c'è un corridore che è borderline, non ce lo dice, per controllare il passaporto biologico, il nostro dottore ha dovuto fare firmare al corridore una delega, un permesso, se non lo firmava non lo potevo obbligare, se no non si poteva vedere neanche il passaporto biologico noi. Allora, che armi abbiamo per tutelare noi come squadra? Abbiamo quelle armi che possiamo avere per vedere se il corridore, tutti i corridori della nostra squadra, poi quando sono a casa, i corridori, ragazzi, se fanno le cose sbagliate, io... è un detto forse brutto, un paragone brutto, a volte quando uno tradisce la moglie o il marito tradisce la moglie è l'ultimo a saperlo, è l'interessato. Ecco, io devo dire che quando ho affrontato Sant'Ambrogio a muso duro e l'ultima settimana Sant'Ambrogio è calato, perché se c'era le tappe, le ultime due tappe di quelle... Sì, era calato, aveva perso anche dei posti in classifica. Sì, no, se c'era le tappe complete, le ultime due tappe complete, invece non arrivava neanche nei primi 10, addirittura perdeva tantissimo. Allora a questo punto ho detto, hai visto, la gente parlava, però l'ultima settimana è calato fisicamente tutto. È stato stranissimo. Ecco, e io devo dire che... E poi perché me l'hanno detto tardi così? Ci è arrivata la notifica che il 16 hanno trasmesso a Lucy che era positivo Sant'Ambrogio. Cose strane. 16 maggio è arrivata la notifica che era positivo il 16 maggio e ci hanno detto il 4 giugno. Forse io non me ne intendo, se ci sono dei vogliono essere sicuri sicuramente, sì, può darsi dare la possibilità e tutto. Però niente. Dispiace il progetto, più che altro però a me mi dispiace umanamente. Ecco, ma tu li hai sentiti di Luca e... No, io di Luca non l'ho sentito, forse in futuro avrò l'occasione di sentirlo, mi auguro che, come dice il nostro sponsor, la vita continua e sull'abito umano sia di Luca che Sant'Ambrogio mi auguro che trovino anche... una vita, una seconda vita più tranquilla, più fuori dal ciclismo, e una linea di vita che è logico, perché un corridore quando smette di correre in questo modo bisogna vedere anche il lato umano. Sul lato umano sportivo il danno è stato enorme il nostro. Ecco, io sono stato tradito non tanto da Danilo, perché non ho avuto tempo neanche di averci un rapporto. Lui venerdì ha fatto i 15-20 giorni insieme, pochissimo, poi durante il giro ci vediamo la mattina in corsa, non hai un rapporto. Sì, chiaro. Con Sant'Ambrogio mi sento ferito, pugnalato alle spalle parecchio, perché a questo punto non sai, anche quando ho detto basta, smetto col ciclismo, la prima impressione è stata di farla finita col ciclismo, perché... ho detto che fiducia dai ora hai a corridori, che armi hai, io ci metto la passione, ci metto il coraggio, ci metto il sacrificio che sacrifico la mia famiglia, sto lontano da casa, mi innamoro fra virgolette dei corridori, perché poi mi affeziono ai corridori e poi loro ugualmente poi dopo ho pensato che non tutti sono così,
Scusa, ecco, ti fa un esempio. Per esempio, Stefano Garzelli ha avuto parole bellissime per tutta la squadra, per te. Proprio è stata l'ultima gara della sua carriera, praticamente in Giro È d'Italia. rimasto molto deluso anche Stefano perché ha fatto tutto il giro con Sant'Ambrogio in camera e a me mi ha detto che peccato che mi ha incontrato, questo mi ha fatto piacere, un campione come Garzelli mi ha detto peccato che ti ho incontrato a fine Sì, carriera esatto. perché se ti avrei incontrato prima sicuramente i miei risultati saranno stati ancora migliori di quelli che sono stati, questo mi ha gratificato moltissimo. Sa Stefano quanto io ho lavorato con Sant'Ambrogio psicologicamente perché a prescindere quello, ecco, quello che è di Sant'Ambrogio che è molto psicologicamente molto, molto fragile. E forse la sua fragilità psicologica, la sua fragilità proprio Umana. mentale lo ha fatto sbagliare. L'ho fatto sbagliare. Non voglio pensare che lui alla Tirreno o altre corse lui faceva sempre uso della sostanza che stava trovato. Io voglio pensare che lui forse. Voglio pensare che si è fatto convincere da qualche persona che non doveva farsi convincere ed ha sbagliato. La voglio vedere su questo lato qua, la voglio pensare su questo lato qua. I corridori sono molto fragili. I ciclisti, fra questa parentesi, sono molto fragili. Nel momento un po' se trovano qualche persona e si fanno convincere, gli atleti, io ho fatto il corridore, è molto fragile, molto fragile. Il ciclismo sta cambiando, però ha bisogno ancora di 7-8 anni che cambi veramente, E ci vuole veramente bene. carattere anche da parte dei ragazzi, perché chiaramente molti sono ancora giovani, non hanno esperienze dirette, casomai gli capita di essere come Sant'Ambrogio al giro sulla cresta dell'onda e hanno paura di scendere. Probabilmente, forse in quel momento lì, se c'è qualcuno, mi hai detto tu accanto, una persona che ha un po' influenza su di loro, li consiglia male, fanno l'errore. Anche perché noi corridori. Sai, avendo un piccolo budget non puoi fare tanti ritiri con corridori e quando sono a casa, quando ti mandano gli allenamenti, io quello che voglio dire ripeto, di Danilo non so Lo come si è conoscevi? allenato, non lo conoscevo, sì, lo conoscevo ma non lo Sì, ma conoscevo, e di Sant'Ambrogio era uno che se non c'aveva la sua pasta pesata, l'alimentazione, lo prendevano in giro perché non mangiava mai il dolce alla cioccolata, era un atleta che sull'alimentazione, sulla vita, quando pioveva vedevo che si era a ritiro, voleva andare in palestra, era uno forse troppo, mi faceva anche paura, troppo maniacale, via. maniacale sulla bici, capito? E io dicevo, visto ragazzi, è così che si fa i corridori, ragazzi, è così che ora col ciclismo di ora si fa il risultato perché facendo il corridore, il peso, l'allenamento, l'alimentazione, tutto, riesci a avere quella percentuale in più. Invece sono rimasto fregato anch'io dicendo così a faccia aperta ai miei ragazzi, che anche lui un giorno avrò l'occasione di parlarci, vorrei capire tante cose, lui mi dovrà spiegare tante cose fra me e lui perché. È giusto che me le spieghi se me le vorrà spiegare, però si è rovinato, a prescindere che noi si spera di ripartire, però questo ragazzetto aveva 28 anni, si è rovinato con le sue stesse mani la sua carriera ciclistica. Aveva avuto anche l'occasione veramente come quest'anno di risalire da L'unica cosa dove era. che voglio dire, senza fare polemiche con nessuno, che forse quando abbiamo dei grossi budget si riesce a scegliere i corridori con tranquillità. E a volte quando abbiamo poco budget ti chiamano a novembre e ti offrono un corridore come Sant'Ambrogio che ha corso 3 anni a una squadra come la BMC, 9 anni nelle squadre Pro Tour, e ti offrono un corridore e ti dicono che è un corridore che ci si può lavorare ma vuole fare la sua corsa, non vuole praticamente un corridore che c'è da lavorarci di testa, Tescinto, sei uno che ci perdi tempo, ragazzetto che vuole vincere, lui qua non vuole più correre, noi lo paghiamo un pochino, un po' lo paghi te, ti si dà il corridore, doveva andare alla Sì, Cannondale Canada, e sì. lui, per dire la fortuna o sfortuna, e lui ha preferito noi. E mi sono trovato un corridore che ho preso 2 giorni prima del giro, un corridore che me l'hanno dato, ma l'ho preso, ripeto, Sì, quello è chiaro, non è che te non l'hanno è che imposto, loro no, me no, l'hanno imposto. chiaro.
a novembre, perché mi ho detto, cavolo, Sant'Ambrogio Angelo, un ragazzino che ha sempre vinto poco, però è sempre là davanti, ragazzino che ha corso nella squadra di Pro Tour, non è che lo prendo un corridore... un marchio di garanzia sicuramente. Sì, non è che prendo un corridore della squadra Continental, capito? E cavolo, me lo pagano un po' loro, risparmio, con una girata di cappello prendo il corridore... E mi va a completare una rosa. No, non potevate dirlo chiaramente. E invece no. alla fine non era il mio gruppo, ecco. Cioè i miei corridori che ho scelto io veramente col tempo, col tutto, sono sempre comportati bene, loro due purtroppo è andata come è andata, però c'è tante cose che non so, Non si spiega. Luca, senti una cosa, ho detto già dei danni che vi hanno causato, del fatto, aspettiamo le controanalisi come tutte le cose, però... Ma questo è una... Chiaro. No, dico, una regola, sì, credo sì, che... Chiaramente, però dico questo, nei contratti i corridori hanno, i professionisti, una clausola che praticamente possono essere soggetti a richieste di risarcimento qualora provochino dei danni d'immagine anche alla squadra. Sì. Cioè, ora, dico questo, dei danni, ma sì, diciamo sì. Questo... Ora, ma io ti dico la verità. Io ti parlo proprio, so dove vuoi arrivare. No, aspetta, ti dicevo che praticamente l'anno prossimo, stando così le cose, ben difficilmente sarete invitati a Giro d'Italia, alle gare, alla Gazzetta. Questo è un grosso danno, secondo te? A prescindere dai danni che i corridori hanno firmato, anche il regolamento interno e tutto, il danno è enorme, però a me quello che voglio pensare alle cose imminenti. Non è che io faccio un... il danno al corridore, il corridore mi dà subito soldi, no, o chiaro, uno sponsor no, non no, mi chiaro, paga, chiaro. In Italia no, purtroppo chiaro. Sappiamo com'è, uno sponsor non paga chiaro. E ci fai causa, fra 10 anni io no, prendo i soldi, ma fra 10 anni no, la mia squadra già, non esiste più. Sai gli orientamenti degli organizzatori del Giro, degli organizzatori ma, del Tour? Avremo un incontro sicuramente, dovremo con la RCS chiarire dei punti, e loro vorranno dei chiarimenti e noi gli daremo dei chiarimenti. Ne parleremo sicuramente con loro, se dobbiamo fare il purgatorio lo faremo, anche se io credo che non sia giusto, perché credo, però la legge è questa, se sei una squadra Pro Tour, c'è corridori che hanno vinto il Tour e a volte hanno fatto la guerra, poi riprendisi lì, hanno vinto il Tour e sono stati trovati positivi e hanno fatto la guerra per averli al Giro d'Italia. Si dice deboli con i forti e forti con i deboli, allora questi problemi. Sicuramente, però sai, quello non è un problema nostro, perché ogni anno ci dobbiamo guadagnare, essendo una squadra professionale, ci dobbiamo guadagnare la wild card, staremo a vedere, chiaramente per noi sarà molto difficile, però diciamo che appena è successo queste cose qui ero molto 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 scettico con tante cose, però io ci sa che siamo guardati in faccia, sicuramente due ragazzi che ci hanno distrutto un progetto che durava per 5 anni, che saliva anno per anno alla grande, cresciuto, non saranno loro a rovinarci, no, ve lo auguro, e facci smettere, noi si dice che a palle ferme rifletteremo e qualcheduno rifletterà. Guardiamo anche quello che abbiamo fatto negli anni, quello che abbiamo dato noi al ciclismo, i giovani che sono riusciti, anche se sono andati via, parecchi, perché giustamente quando vincono poi vanno via, quello che abbiamo fatto nel ciclismo io e Citracca in questi anni non è tutto da buttare via, anzi. E poi in Italia ha levato noi Labardiani di squadre italiane, dico italiane, che fanno un ciclismo, che prendono i corridori, squadre italiane che hanno un'immagine, io credo che in Italia... Siamo noi Labardiani, leviamo noi Labardiani e voi vincete un po' di più di Labardiani. Va bene, ma quello, a prescindere da quello, loro hanno fatto una linea di giovani che ne sta dando buoni frutti, e ognuno ha le sue idee, però devo dire che levi queste due realtà in Italia e o ammazzi la realtà nostra e dai contro e dai la mazzata alla realtà nostra, a prescindere ci sono 40 persone a piedi. Però ci sono anche 30 corridori a piedi. Ecco, quindi dovrebbero pensarci, dici, prima di fare... Ma no, sai... O perlomeno mettervi in condizione di discutere la cosa. Vabbè, senti Luca, chiudiamo... Ora siamo la peste noi. No, non siete la peste. No, cioè, per certe persone siamo la peste. Siete l'occhio del ciclone, probabilmente dovrebbe... Io ho la coscienza a posto, ho cercato di lavorare con la mia coscienza, ho cercato di lavorare bene... Sono stato deluso molto, molto dagli atleti,
però non facciamo tutte le erbe un fascio, io cerco di lavorare con professionalità e ho la coscienza a posto e vado a testa alta e guardo le persone negli occhi, come mi ha insegnato mio nonno. Senti Luca, io ti... E non ho paura di quello che potrà succedere e venire, e chi non ha commesso degli errori, forse l'errore mio di avere fiducia, vabbè, quello con l'errore comune, di avere fiducia, diciamo, in certi corridori, però più di prendere a muso duro, più di fare controlli interni, più di pagare il passaporto biologico e fare controlli USA, più di guardare il passaporto biologico, cosa dobbiamo fare per prevenire un corridore che non si dopi? Che armi abbiamo noi? Risposta, chi lo sa, risposta ce difficilissima, lo dica. Luca. Senti, chiudiamo il paragrafo, il capitolo, via, diciamo, dedicato a questa brutta storia, a Giro d'Italia e così via, anche perché ormai è passata, anche se gli effetti si continueranno a vedere. Io ti dico tre nomi di tuoi ex corridori che quest'anno stanno ottenendo qualcosa o non ottenendo qualcosa. Un giudizio tuo su di loro. Il primo è Giovanni Visconti, il secondo Andrea Guardini e il terzo Elia Favilli. Partiamo da Guardini. Vai, parte Guardini. Ma Guardini... Doveva essere al tour quest'anno. Di Andrea ho avuto ragione io, come spesso sull'affare tecnico credo di avere abbastanza ragione quando do una sentenza a un corridore. Andrea, gli ho detto non andare in una squadra Pro Tour, sei ancora giovane, le vittorie che hai fatto le hai fatte perché ti ho gestito in una maniera oculata, tranquilla, ti ho fatto fare le corse di seconda senza fascia, sei forte ma devi ancora migliorare, la vittoria del Giro non ti montare la testa che non è una vittoria che deve farti crescere professionalmente ma non di testa, stai ancora un paio di anni qua, cresci, lui è voluto andare, però sai, quest'anno è andata per ora così e così, però io, il ragazzo c'è, il ragazzo a grinta, il ragazzo a testa, carattere, sicuramente uscirà fuori, però chi, senza togliere niente, ma andare in una squadra dove c'è Nibali, corridori, Fuslang, Nibali, gente che è una squadra costruita in maggior modo per i giri a tappe, per la classifica e vincere i grandi giri, un velocista come Andrea non doveva andare lì, dal mio parere, punto comunque, di vista. Comunque i tecnici della Astana hanno detto che non l'hanno visto ancora pronto per una gara a tappe come il Tour de France, quindi hanno un pochino condiviso la tua opinione su Guardini, deve ancora crescere. Ma sai, le scelte purtroppo, io i corridori le gestisco in una certa maniera e vincono poi, non siamo noi i padroni dei corridori ma sono i procuratori, e il problema è quello. Vabbè, passiamo agli altri due, allora, poi... Di chi parliamo? Favilli era il mio pupillo, il mio ragazzino, quello che è cresciuto nella nostra famiglia, quello che l'abbiamo tutelato nel maggiore dei modi, per una ripicca che sono convinto che se dovessi riflettere mille volte non ci ripenserebbe. Purtroppo a volte bisognava capire anche i problemi che abbiamo noi e i problemi che hanno anche i corridori, però io gli avevo dato fiducia, lui ha voluto andare a una squadra Pro Tour, giustamente vorrei fare il Tour, è una grande esperienza, un'esperienza che gli può servire per il futuro, credo che l'esperienza che ha avuto con me con due giri d'Italia, anche se fisicamente non era pronto, però gli sono serviti per crescere, ora è al Tour, è un corridore che avrà una crescita più lenta di tanti altri corridori, però io ci credo al ragazzetto, con lui sono stato duro ma già dimenticato, e lui, per me lui ha sbagliato andare via, però è un bel ragazzino e già al Tour è una bella fa crescere, sì. E invece Giovanni Visconti? Giovanni non ne posso parlare male, per me è stato una crescita con lui da quando ho cominciato a fare direttore sportivo nel 2002, ho smesso di correre, ho trovato questo ragazzetto dove sono cresciuto insieme e mi ha levato tante gioie, abbiamo vinto tre italiani insieme, campionato europeo, la sua crescita l'ho vista, è un ragazzo molto, molto anche lui fragile psicologicamente, molto lo vedo in questi tempi un po' maturato, credo che le esperienze negative che ne siano successe negli anni l'abbiano ancora rafforzato
psicologicamente. L'exploit del Giro devo dire che mi ha sorpreso, non tanto la prima tappa, non tanto la è prima stata tappa. Commovente, se vogliamo. Sì, è stata commovente perché è arrivato bene a Pantani, però è stata una corsa, una tappa diciamo dove lui ha corso perché è molto, anche molto intelligente, dove è andata via la fuga, si è saputo amministrare, poi ha fatto un bel numero, però dove ha fatto il numerone l'ha La fatto tappa quando ha vinto a Vicenza. Vicenza, sa. A Vicenza ha fatto il Visconti vero, il Visconti che io conoscevo, il Visconti Il che trasero europeo, sì. sì, il Visconti che io ho imparato a conoscere negli anni. È un corridore che ogni corsa che fa lui vuole arrivare protagonista, è uno che non molla mai e mi piace per quello. Ha passato dei brutti momenti, ha fatto i suoi errori, forse l'ho fatti anch'io negli anni perché mi ero affezionato un po' troppo, non volevo che lui ci lasciasse. C'è stato delle incomprensioni, forse qualche errore l'ho commesso anch'io, però siamo in buoni rapporti, gli auguro tutto il bene possibile, il Mondiale di Firenze potrebbe Eccellente. essere adatto a lui. Quando un corridore che è stato tanti anni con me va forte e vince, mi fa piacere per due motivi. Il primo motivo è segno che l'ho cresciuto bene e non l'ho rovinato. E la seconda, mi sento, tra virgolette, quello che gli ho insegnato in questi anni, mi sento un po' una virgoletta di ogni corsa che vince, partecipa anch'io perché la crescita del ragazzo è segno che è servita anche Per a me. tua tranquillità, cioè io ho fatto interviste, due interviste con Giovanni, una prima del giro e una dopo il giro. Prima del giro disse chiaro e tondo, siccome non era convinto di rimanere alla Movistar, perché non era andato benissimo l'anno scorso, e dice, beh, se non dovesse confermarmi, piacerebbe tornare nella squadra dove sono cresciuto, cioè perché dice l'ambiente che avevo alla Vini Fantini, vabbè, prima si chiamava. SD. Sì, SD, però diciamo è un ambiente che non, Ma sicuramente non aiuterà. Dopo il tour, praticamente, forse anche sarà un problema di soldi, non un problema, No, diciamo, ma l'avranno sai, fatto allora, offerte, ma quindi dopo il giro addio. credo che Giovanni, abbiamo fatto anche una cena una settimana, 10 giorni prima del giro, Si era ravvicinato a voi. no, ma a parte sei sempre stato, a Sì. parte la Vabbè, burrasca chiaro, chiaro. che c'è stata fra me e lui, poi ho cercato anche di dargli qualche consiglio quando ho avuto dei problemi col discorso degli attacchi di panico, perché Esatto, un non è una cosa problema da umano molto umano grave, e sì. ho cercato di ogni tanto di fargli capire, l'ho visto veramente, ha avuto veramente lì che a un certo punto conta la famiglia Infatti. e a Giovanni gli è contata la famiglia, si è sentito più sicuro di se stesso ed è riuscito a uscire da questo tunnel che credo che non sia No, non è una cosa facile questo. facile. Devo dire che poteva venire con me, poteva, però in 20 giorni è successo che lui ha vinto, Esatto. che noi è successo il patatrac, quello che è successo e siamo tornati un po' indietro e chiaramente a lui conviene trovare un'altra squadra perché se noi siamo alle solite le corse si fanno o non si fanno e No, non si vabbè, è sa. È difficile. un futuro che Chi lo ci sa? sta, un giorno sicuramente, un giorno, sai, anch'io non è che nella mia testa ormai è successo quello che è successo, voglio fare il direttore sportivo no, a vita. No, Vabbè, ora Luca, sei ancora giovane, quindi non è un problema per te. no, ho delle mie idee. Vabbè, team manager, no. No, 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 mi piace anche seguire i corridori, allenarli, fare un po' di preparatore. Mi piacerebbe, sai quale cosa mi piacerebbe, lo sai anche te, Lo so, CT. mi gaverebbe. Sì, quest'anno comunque, vabbè, se ne vedremo del Diventare un meglio. domani, fra, so, ho 45 anni, non posso negarlo che non mi piacerebbe un domani essere commissario tecnico della nazionale, anche se dicendo questa cosa posso anche essere preso per dire ma quello che si crede di Ma essere, no, Luca, però sai, io credo di avere un'ambizione, parli. ho un carattere così, mi piacerebbe, ho 45 anni, fra 5 anni, 6 anni, 7 anni, chi dice che non Senti potrei Luca, io dico diventare? solo una cosa, ora beh, non è per voler tirare, diciamo, la scalogna addosso a qualcuno, però parliamoci chiaro, quest'anno sono i mondiali in Toscana, a Firenze, Paolo Bettini,
per quanto vabbè, tutti riconoscono il suo valore come corridore e tutto, però purtroppo per lui non è ancora riuscito a vincere una medaglia con la nazionale. Lo so, però diciamo comincia a essere un digiuno abbastanza lungo, si rende anche alle Olimpiadi. Se a Firenze dovesse andare a Luca, non so cosa può succedere. No, ma io so con le difficoltà che ha avuto Bettini, le difficoltà che sta incontrando Bettini per il suo lavoro. Ma in federazione ci sono pochi soldi, lui vorrebbe fare, sentendolo parlare, dei grandi progetti. Purtroppo so che non c'è tanto budget da fare. Mostra progetti. Anche la faccenda da Shandri, se non sbaglio, che non c'è tanto budget. Ma io credo che Massimiliano non era adatto per facilità nazionale. No, io credo di no. E chi l'ha tirato in ballo, secondo me? Non lo so, neanche mi interessa, però credo che Bettini non abbia lavorato male in questi anni. Nessuno dice lavorato male, diciamo che purtroppo, come tutti gli sport, poi servono i risultati a un certo punto. No, ma di Massimiliano forse, di Shandri non dico che non era adatto a fare il suo lavoro, perché è bravo, perché vince, però ha una storia lui ciclistica, ha vinto una medaglia di bronzo con l'Inghilterra. Sì, lo sappiamo che prese la nazionalità perché non riusciva ad andare in nazionale, anche se andava forte. Allora c'è questa cosa qui che è stato diciamo che lo hanno un po' attaccato. Poi non dico che non potrebbe essere bravo, perché anzi lo sta dimostrando nella BMC, che vince spesso e sempre là davanti e vince con i corridori, però devo dire che Bettini tutto sommato non sta lavorando male. I corridori sono questi qua, poi tatticamente ognuno può criticare e può io ho il mio modo di correre, di pensare, ognuno di noi ha il nostro. C'è la modo sensazione di... che per Paolo saranno decisivi i mondiali di Firenze. Io mi auguro però che per l'Italia ci sia un mondiale a Firenze, ci sia la possibilità di fare una corsa, un percorso così. L'ho visto anche ieri sera in macchina, ho voluto rifarlo per vedere, vedo molto bene Nibali, se Nibali andrà alla Vuelta, va bene, io dico, parlo di italiano, se Nibali andrà alla Vuelta a preparare il mondiale, potrebbe essere un corridore che potrebbe vincere il mondiale. E una tiratina d'orecchie a Visconti: se dovesse rimanere alla Movistar, deve mettere per scritto che deve fare la Vuelta per andare al mondiale. Chiaro. In condizione. Questa è una farà già che mi ha rotto sempre le scatole a me, che vuole andare a una squadra Pro Tour per fare le corse, gli dico pubblicamente che se rimarrà alla Movistar, perché se va via, sai, difficilmente la farà, però se rimarrà alla Movistar dirà: amico Zue, voglio fare la Vuelta per preparare il mondiale. E allora a quel punto lì credo che Giovanni potrebbe essere un corridore molto pericoloso. Quest'anno per purtroppo mondiale. Per lui non farà la Vuelta, ha già dichiarato in intervista, gli faranno fare due piccole gare a tappe prima del mondiale. Forse lo vedi che a volte andare nelle squadre Pro Tour non è detto che corri sempre. È chiaro, assolutamente. Ultima domanda, quella cosa che io dico sempre ai corridori, non a Giovanni, con Luca Scinto mi vedete, si potrebbe parlare per ore, anche la sera davanti a un fiasco di vino, qualcosa. Vino non lo bevo, meglio di no. Una birra, qualche cosa. Birra, sì, no, dai. Si può parlare veramente tanto tempo. No, devo dire, voglio scusare una cosa, ai telespettatori e agli sportivi, di quello che è successo a noi al Giro d'Italia, mi dispiace, purtroppo con i corridori a volte può succedere anche questa cosa qua, la squadra però diverte, la squadra è forte, la squadra corre. Mi è arrivato un monte di messaggi, se stampassi tutti i messaggi che mi è arrivato su Twitter e Facebook, dicono che accendono la televisione per vedere la nostra squadra. Beh, no, siete quelli più vivi, se vogliamo. Ecco, sì. A proposito di squadra, ma Oscar Gatto, ma riuscirai a prepararlo per il mondiale? Perché potrebbe essere un adatto lui per il mondiale di Firenze. Intanto un corridore che si sposa di venerdì, il 5 luglio, non è tanto professionale. Ma scusa, ma questo potrebbe ridere, sposta dopo al mondiale. Ma i corridori, no, sai... Allora non ti danno retta i corridori. Va bene, sai, il corridore se decide di sposarsi quando non corre, il giorno che non è alle corse, si vuole sposare, però io credo che nella sua testa durante il giro c'era più il matrimonio che le corse. No, scusa, non sarà competitivo per Camaiore, no. Ma Camaiore non lo fanno più, se no sei rimasto... Ah, sì, hai ragione, sì. No, diciamo che Oster Gatto è un buon corridore, un ottimo corridore. Mm-hmm.
È un corridore però che bisogna stargli dietro con un bastone alla testa, perché è un corridore che potrebbe fare tanto di più, ma gli piace la bella vita. Scusa, però è un peccato, perché quest'anno c'è un mondiale che sarebbe adatto. Tu sta, lui non puoi influire più in nessun modo su di lui. No, non so, perché sai, vediamo, si allenerà, però anche lui mi sarei aspettato molto di più nelle classiche, nel giro e tutto, ma ha fatto pochino, perché ha vinto solo Varegen, si crede aver vinto il campionato del mondo, e invece è andato piano. Lo vedi, io i miei corridori non è che tutti parlo bene, ragazzo serio, professionale, è uno di quelli che mi posso fidare, nel senso che se succedesse qualcosa a lui, allora proprio nel ciclismo non ci capirei proprio niente. Però è uno che si accontenta molto dei risultatini, è uno che ha delle grosse possibilità, e con lui io sono stato molto duro con lui, ho voluto il massimo da lui, non ce la faccio, perché ora ci avrà il mondiale nella sua testa, ok, però non può pensare di arrivare alla Sanremo senza aver fatto un piazzamento nei 10 alla Tirreno, senza aver lottato per vincere una tappa alla Tirreno. Se questo è un corridore che vuol fare il corridore e vuole essere nell'elite di guadagnare, perché mi piace anche guadagnare soldi, e allora se mi piace guadagnare soldi deve cominciare a vincere le corse che contano. Questo lei ha mandato un messaggio, vediamo se lo capisce. Non deve andare in viaggio di nozze a questo punto. No, viaggio di nozze non ci va, questo è logico. Vedi. Però uno che si sposa il 5 luglio... Vabbè, non ti piace tanto, no. Non ho capito. Prima ci si sposava sempre a novembre, e ora i corridori si sposano a luglio, agosto, perché non corrono. Senti Luca, ma... È cambiato, parte la gioventù è cambiata. Quindi Fantini, non ci avete un'altra freccia a poter sperare di mandare in maglia azzurra? Io credo molto in Rabottini. Non so se Bettini crede in Rabottini. Spero di sì, è un po' sottovalutato, ma un percorso così, forse un corridore come Rabottini serve alla nazionale italiana, d'appoggio a Nibali e a questa gente qui. Se Rabottini va, è un percorso da duri, un percorso da fughe, un percorso da gente che non molla mai e se lo può ritrovare davanti. Io sponsorizzo Rabottini. Suggerisce a Paolo. No, va bene, io suggerisco. Potrebbe salvare, diciamo... Gli suggerisco Rabottini se lo merita. Chiaramente. Ultima domanda ti faccio, Luca, poi ti chiedo una risposta abbastanza corta. Il 24 luglio verranno resi noti i 44 atleti ciclisti che risultarono positivi con un'analisi fatta a posteriori all'EPO al Tour de France 1998. C'è già chi si è lasciato sfuggire delle dichiarazioni incaute, come Pat McQuaid, che ha detto una cosa che non è molto bella, che ha detto che potrebbero anche togliere la vittoria a Pantani. Ecco, ma secondo te, da ex corridore, da corridore che ha vissuto nel periodo in cui, senza nasconderci dietro una maschera, si sa che certe pratiche erano diffusissime, anche perché i controlli erano relativi, c'era quella finta, come dire, censura dell'ematocrito a 50 da non superare. Ecco, tu come giudichi da ex corridore, ma anche come direttore sportivo, queste bombe che scoppiano con ritardi di 15 anni? Cioè, per me c'è una cosa più grossa di noi. Per me è inutile stare a parlarne, per me c'è una cosa politica, è una cosa grossa per andare a colpire il mondo del ciclismo. Più di così? Ah sì, per me c'è, perché non c'è altra... O qualcuno crede di fare la pulizia andando a inventarsi o a dire 15 anni fa, 20 anni fa, 8 anni fa, 9 anni fa è successo questo. Tanti giornalisti fanno finta di non sapere, ma anche loro si dovrebbero fare l'esame di coscienza e sapere, quando andavano a fare gli articoli grossi, i giornali e i titoli grossi, sapere cosa c'era dietro, e lo sapevano, e anche loro stanno mentendo. Sì, chiaramente. Voi? No. Voi? No, diciamo voi. Che certe cose, voi. Finché non vengono voi. Messe alla... Devo dire che c'è una cosa più grossa di noi. Per me, dico solo una cosa, e mi è successa una cosa grossa 2 mesi fa al Giro. Pensiamo al futuro, pensiamo ai giovani. La cosa brutta è che a un campionato italiano juniore, se non ci sia un controllo antidoping, la cosa brutta che arriva al CONI a fare i controlli al campionato italiano professionisti e non va dai juniores e dilettanti. Quello, bisogna puntare sui giovani. La federazione, devo essere sincera, sta lavorando con la ripibilità su quelli che sono quel cerchio di corridori. Però credo che non basta ancora quel cerchio di corridori importanti giovani, però credo che ancora dovrà lavorare moltissimo. Io mi ricordo
che nel ciclismo bisogna partire dalle radici, e dalle fondamenta e salire su. Solo così fra 5-6 anni, io do ancora un tempo di 7-8 anni, il ciclismo sarà molto 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 migliore. Ma secondo te... C'è un cambiamento, i corridori vogliono cambiare, però io credo che se non si parte a fare una scuola, una... Dai giovani proprio, sì. Dai giovani, se non si parte con una cultura diversa dai giovani, io sono andato a vedere dei bambini, i giovanissimi, sì. I genitori sono fuori di sé, sì. Si chiedono ad avere già il campioncino, vedo le biciclette, le super leggere, c'è una cultura che bisognerebbe sradicare, ma sarà molto difficile. In Italia, lo sai benissimo, tutti gli sport, il bambino viene visto come un portatore futuro di soldi alla famiglia, capito? Non lo fanno per sport molte volte, lo fanno solamente perché sì, c'è un interesse economico. Questo nel calcio... La vita, no, anche nel, cioè, non è solo il ciclismo, perché esatto. Io mi sono trovato ad andare a vedere delle partite dei ragazzini a pallone, e le mamme sono tremende, anche le idem offendano, cioè cose. Luca, ma così purtroppo la vita quotidiana è così, però se non si parte duri, io dico duri, nel settore giovanile, io so che la federazione sta facendo dei controlli a sorpresa, gira a tappe di qua e di là alle categorie minori, è lì che bisogna cominciare a lavorare. Parentesi, dobbiamo trovare un sistema alle squadre continental di fare il passaporto biologico. Perché non è giusto che arrivino a correre noi, squadra professional, che abbiamo i diritti delle squadre pro tour, non siamo invitati alle cose importanti, andiamo a correre con le squadre continental che non hanno il passaporto biologico. Luca, non dico di spendere 80.000 euro, ma spendere 40.000 euro, fare meno controlli ma avere un passaporto, anche perché per il corridore diventa più importante è un passaporto per prenderlo in una squadra professional. Se no qui non c'è più da fidarsi, non cresce mai. Mi beccano un corridore che ha fatto 9 anni in squadra con un passaporto biologico, figurati se deve avere fiducia, sì, in un corridore che corre una squadra continua, anche se fra virgolette ci sta che sia pulito. Sei stato chiarissimo, Luca. Senti, il tempo purtroppo è tirano, devo ringraziare, anche se poi dopo, ripeto, tu hai detto che tutti, anche noi giornalisti, sapevamo certe cose. Ti posso dire, non è che saperle è una cosa, provarle è un'altra, quindi quando scrivi o commenti una cosa devi avere delle prove scritte. Qui ci vuole una io credo ci vuole una presa di posizione forte dei corridori attuali. Sì, ma non esiste un sindacato forte, quindi siamo sempre... Io credo che ci voglia una cosa forte, di dire basta, pensiamo al futuro, mettiamo una riga e pensiamo al futuro. Io sono per la radiazione. Ecco, ma non sei il solo. Sono per la radiazione, perché è l'unica cosa che credo che... Alla prima infrazione. E devo dire anche la verità, quello che dice... Sai che io con Ivano Fanini sono sempre quasi contro. Però questa volta ho letto un articolo su Tutto Bici e devo dirgli che è stato bravo, perché in particolarmente lo condivido parecchio, quello che dice lui su Tutto Bici. Luca, ma certe cose purtroppo è la storia le porta avanti, cioè cambiano le mentalità, cambiano le situazioni e poi bisogna capire che se non si fa qualcosa di serio, questo non solo il ciclismo ma anche altri sport spariranno. Ma sai, nel ciclismo bisognerebbe, allora, i controlli dovrebbe fare un organo al di fuori, sì, di ogni sospetto. Esatto. Perché ci abbiamo sempre il sospetto e qui mi fermo, ecco, vabbè, e qui mi fermo e qui mi fermo e non torna tante cose nel ciclismo, non torna tante cose, siamo pilotati e bisognerebbe ripartire. Una domanda cattiva, tu tifi perché venga rieletto McQuaid o no? McQuaid, Lucy, non ti interessa questa cosa? Ma a me mi interessa trovare uno sponsor e far Pro Tour. Ecco. Se io trovo uno sponsor e sono Pro Tour, anche se mi ha beccato due corridori, non ho problemi ad andare a fare le corse. Cosa veramente... È assurda. Assurda. Ecco. Sì, ci sarà l'etica da combattere un po' in commissione, vabbè, però quando hai il dio soldo, l'articolo quinto, chi ha soldo ha vinto. Consolati, perché ne vedremo delle belle, ora anche i calciatori saranno sottoposti a controlli, a sorpresa. Ma le faranno? Ma Luca, vediamo. Io pensare male... Ma io sono convinto, se un corridore prende un giocatore che guadagna, stavo parlando qui, 67 milioni di euro. Sì, vabbè, lascia perdere. Se trovano Cavani positivo, secondo la tua idea. Cavani, ora si fa Cavani, 66, no, ma per 66 milioni di euro. Ecco, vabbè.
No, il calcio è intoccabile. Ecco, è intoccabile. Sei convinto di questo qui? Cioè, ma il ciclismo morirà o potrà sopravvivere? Il ciclismo non morirà mai. Oh, benissimo. Direi mai. Che è una bella conclusione. Perché la gente si è anche stufata di leggere sempre doping sui giornali, vuol sentire parlare di ciclismo e basta, non gli interessa più. Io ho visto tanta gente al Giro d'Italia e devo dire la verità, tutto quello che è successo a noi, ho avuto mille messaggi, ma parecchi messaggi di qualche d'uno pesante, però tantissimi. Se devo contare quelli contro di me e quelli pesanti sono 10-12. E poi ho avuto migliaia di messaggi di che piace la squadra la vogliono vedere, che la squadra è fantastica, e questo alla gente gli piace molto di correre. Il ciclismo non morirà mai. E mentre nevicava vedevo le persone là col freddo, sotto la neve, a tifare e a spingere i corridori. Il ciclismo delle famiglie, della gente che esce fuori, non paga il biglietto per vedere il giro, per vedere le corse. E grazie al ciclismo stanno aggiustando tutte le strade, grazie al ciclismo quando passa il Giro d'Italia aggiustano le strade, perché ricordatevelo, con questa crisi che c'è nel comune e tutto, no, è stato un beneficio enorme, ecco, il ciclismo non fa ma a parte il mondiale, però il ciclismo fa del bene anche ai piccoli settori, perché passa il Giro d'Italia e asfaltano la via. E passa una corsa, aggiustano la via. Se non passasse una corsa o se non ci fosse delle manifestazioni importanti, le vie sarebbero veramente sono già un disastro. Esatto, no, questo forse è perché danno noia a certe amministrazioni locali che tocca lavorare e tirare fuori dei soldi per comprare le strade. Luca, due cose voglio dire, due parole proprio telegrafiche per ricordare, per tuo giudizio su Vincenzo Nibali e Bruno Malucchi, che è scomparso recentemente. Vincenzo è a questo punto un campione, uno che può vincere anche il Tour. Io avevo detto tanto tempo fa che se andava al Giro avrebbe vinto il Giro. Il Giro l'ha vinto con un'intelligenza incredibile, perché poteva vincere con 15 minuti sul secondo, a mio parere. È stato molto intelligente e credo che abbia un futuro roseo. Anche da Tour de France. Anche, sì, sicuramente da Tour de France. L'unica cosa che gli chiedo è di stare con i piedi per terra, di essere umile come è ora. È un bravo ragazzo, perché sai, a volte i soldi e la popolarità può dare alla testa, ma credo che viene da una famiglia con dei vari, con dei seri valori e credo che non gli succeda. E Bruno Malucchi mancherà il ciclismo italiano, e specialmente a quello toscano. Mancherà Massimo Marco, una persona che trova sempre, non l'ho mai visto arrabbiato, anche quando poteva essere arrabbiato. Io mi ricordo, Luca, quel giorno a Poggiacavalle ci fu quel litigio fra Giovanni e Vincenzo. Lui tranquillo, e sembrava che davvero fosse denunciato tutti e due, riuscì a pacificare. No, era una persona, veramente. E poi sono quelle persone che amavano il ciclismo e che si commuoveva ogni vittoria. Io ho avuto un modo negli ultimi anni, lui aveva una grande stima, una grande fiducia in me, perché mi avrebbe anche voluto, quando ero co-dilettanti, avere come direttore sportivo, anzi mi avrebbe... Comunque ultimamente avete fatto un accordo di collaborazione. Sì, ci siamo dati una mano, una squadra qui vicino, quando c'è da dargli una mano, che hanno bisogno un po' di materiale, se non l'abbiamo glielo diamo più che volentieri. Ma Lucchi è una bravissima persona e credo che mancherà il ciclismo, ma mancherà più che altro alla famiglia, perché so che i nipoti erano molto affezionati a lui. E coraggio, la vita va avanti e Malucchi è su, se veramente... E guarderà sempre per dare fortuna alle sorti del ciclismo. Sì. Bene, ringraziamo Luca Scinto, siamo veramente arrivati in fondo e grazie per l'intervista, Luca. Speriamo che le cose si possano sistemare in modo migliore. Speriamo un anno di riessere protagonisti, di fare una discreta squadra. Mi auguro di ripartire. Ti auguriamo anche noi. Grazie per la visione e buonasera. When